Lo strumento attuale. 25 anni fa frequentavo il cerchio medianico K e conobbi Emmaus. Lo pseudonimo col quale lo strumento attuale del cerchio d'oro difende la sua vita privata e professionale. Non ricordo quanto durò questa frequentazione. Ricordo però che Emmaus si allontanò da quella situazione, probabilmente impaurito da una così stretta vicinanza con i piani di esistenza più sottili. Emmaus mi disse che sin dall'età di 5 anni aveva forti richiami dall'oltre, che rifiutava costantemente per paura. Dopo alcuni anni Emmaus mi telefonò chiedendo notizie della mia attività e io gli dissi che a casa mia si riuniva un cenacolo che in quel momento era agli inizi e che chiamavamo Punto F. Emmaus mi chiese di partecipare e venne un sabato. Mi sembrò alquanto scettico e scomparve di nuovo. Emmaus mi richiamò 2 anni dopo, sempre di sabato, e mi disse che mentre si accingeva a telefonare a un'altra persona, vide sul telefonino il mio numero e sentì forte il bisogno di chiamarmi. Io gli dissi che a casa mia non si riuniva più il punto F, ma leggevamo brani di vari insegnamenti spirituali. Il futuro strumento del cerchio d'oro venne quel giorno stesso e da allora mi chiamò più volte per cenare insieme e parlare di medianità, del suo lavoro e della sua vita. Se passeggiavamo in viale dell'aeronautica, le luci degli alti lampioni si spegnevano quando passavamo e si riaccendevano appena eravamo passati. Ogni volta Emmaus si sorprendeva del fenomeno che lui stesso produceva e ripeteva che tutta la sua vita era accompagnata da questa fenomenologia legata all'energia elettrica. In seguito Emmaus frequentò ancora le riunioni a casa mia fino a quando l'11 agosto del 2004, dopo essere stati in una pizzeria, mi disse inaspettatamente: «Vogliamo provare con il tavolino?» Erano le 22 circa ed io rimasi perplesso per l'ingenuità del fenomeno, che credevo e ancora credo sia un vagito dell'oltre. Tuttavia consentì e nella prima seduta ci servimmo di un tavolo rettangolare pesante. Eravamo io ed Emmaus e il tavolo non si mosse. Sotto le mie mani appoggiate sul tavolo avvertì però un formicolio che assomigliava a delle asperità energetiche. Quella stessa sera passammo al classico tavolino alto a 3 gambe che scricchiolò e si mosse leggermente.